Ciao! Benvenuti nella solita meravigliosa, bellissima, incredibile cornice della mia stanza dei peccati, che è la stanza nella quale io lavoro, penso, ragiono e mi deprimo e poi dopo mi riprendo e poi sono allegra, eccetera. Amici, io vorrei parlare del wire. Certo, vorrei parlare del wire. No, vorrei parlare di Etsy. Allora, oggi sono esattamente 7 anni, oggi nel giorno in cui registro, quindi speriamo che riesca a farvi vedere presto il video. Sono 7 anni che sono iscritta ad Etsy, 15 marzo, 15 marzo, 7 anni di Etsy. Ed è un momento per fare piccoli bilanci, secondo me, e per dare qualche consiglio. Vorrei darvi qualche consiglio sia a chi si rivolge ad Etsy per acquistare, sia a chi si rivolge ad Etsy per vendere. Più che altro per vendere, vorrei dire, perché so che mi seguono molte persone che vorrebbero capire qualcosa di più di Etsy. Vi dirò le cose essenziali. Ieri una persona mi ha contattato chiedendomi una cosa che poi a me riguarda relativamente, perché io vendo gioielli, ho uno shop in cui vendo gioielli e uno shop in cui vendo home decor, mi fate infili di ferro, adesso poi introdurrò anche altre cose. E che trovate poi se volete andare a vedere qui nell'info box. Ah, mi hanno chiesto, ma su Etsy si vendono anche felpe? Allora, ragazzi, io non lo so, cioè sì, si vendono felpe, vi dico che si vendono felpe. Mi è stato chiesto se fossero di marca. No, a meno che non si trovino nella sezione vintage. Nella sezione vintage potete trovare tutto quello che volete, anche le marche di famosi produttori, diciamo industriali, chiamiamole così, o designers, per carità. Però in realtà chi produce e vende per Etsy è un artista indipendente o sono piccole attività, piccole realtà artigianali. Ecco, questo è. Cosa si può vendere su Etsy? Prodotti artigianali, prodotti, cose vintage, che siano abbigliamento, che siano arredamento, qualsiasi cosa voi vogliate, vintage. Vintage e materiali per realizzare, materiali supplies, praticamente quello che vi serve per realizzare altri oggetti. Queste sono le tre grandi categorie che voi potete acquistare su Etsy. E questa cosa dura ormai, credo, dal 2005. Mi pare che non so se Etsy è nato nel 2005 o nel 2004, mi pare 2005. È confermato quello che io vi dissi molto tempo fa, e cioè che chi ha potuto iscriversi ad Etsy come venditore, intendo, negli anni passati, molto prima, magari addirittura nel 2005, 2000, fino al 2009, ha potuto sicuramente farsi conoscere meglio e avere più successo. Se è stato bravo, ha avuto è stato più facile sicuramente imporsi in questo mercato perché c'erano meno negozi, Etsy era una cosa del tutto nuova, rompeva un po' gli schemi, si proponeva di vendere cose artigianali fatte a mano o solo fatte a mano, poi si è un po' allargata, ma insomma. E diciamo che chi si è iscritto per dire nel 2007 sicuramente ha avuto delle chance in più rispetto ad una persona che come me si è iscritta nel 2009, scusate, io nel 2010 o a chi si iscrive ora. Quindi io mi sono spaccata la testa per 7 anni cercando di capire come emergere da Etsy, come emergere, come diventare di moda. La risposta è che non c'è un metodo. Ve lo dico subito. Se cercate la ricetta per emergere su Etsy, partite con il piede sbagliato. È impossibile, perché ci sono milioni e milioni e milioni di shop che vendono probabilmente quello che vendete voi. Come fai ad emergere? Come fai ad andare di moda? Questo non si può dire, è una cosa anche un po' misteriosa. Naturalmente c'è un lavoro di marketing, dovete fare un lavoro di marketing, perché altrimenti nessuno vi viene a cercare così, diciamo, su Etsy. Dovete portarli personalmente, dovete indicare alle vostre amiche e amici che conoscete che vendete su Etsy,
Dovete lavorare molto sui social e creare una serie di connessioni tra tutti i siti, ne nomino solo qualcuno: Facebook, Twitter, Instagram, eccetera. Creare connessioni che portino da un sito all'altro e ad Etsy, ovviamente, da Etsy ad un altro sito. Questo è il modo per farsi conoscere, cioè lavorare molto con il marketing, con i social. Qui Etsy vi dà delle buone possibilità di imparare perché c'è tutta la parte dell'apprendimento, c'è la parte manualistica di Etsy che vi spiega in tutto e per tutto come vi dovete comportare. Però voi sappiate questo, cioè che dovete creare delle connessioni all'esterno di Etsy che portino ad Etsy perché altrimenti è molto difficile vendere. Poi sul perché alcuni, mi sono intrecciata, sul perché alcuni negozi vadano di moda e altri no, veramente non c'è risposta. Cioè, è molto difficile capirlo. Si può immaginare che abbiano lavorato ovviamente molto bene, come vi dicevo, sul lato marketing. Ci sono, per esempio, le americane, poi perché sono numericamente maggiori, parlo di loro per quello, che riescono a dirottare le loro vendite in toto, quindi anche quelle che fanno così, magari con il passaparola, le dirottano facilmente su Etsy. Mentre se io dico ad una mia amica che vuole acquistare una collana, fammi una cortesia, è in vendita su Etsy, per cortesia tu acquistala da lì, va in crisi perché c'è, non lo so, abbiamo questo blocco mentale, questa cosa che facciamo ancora molta fatica ad acquistare online. C'è gente che ancora non conosce PayPal, cioè ragazzi, c'è gente che non conosce PayPal, che non sa usare un postamat, come si chiama, una PostePay. Quindi vabbè, insomma, ci sono anche queste condizioni. Se voi riuscite a dirottare le vendite su Etsy e a dire alle persone che conoscete, sì, per favore acquista su Etsy, naturalmente aumentate la visibilità. Etsy è studiato perché chi ha più vendite, chi ha più oggetti in vendita, chi rinnova spesso gli oggetti in vendita. Un'inserzione dura 4 mesi, ok? Voi pagate 20 centesimi di dollaro per ogni inserzione, dura 4 mesi. Se non mettete molti oggetti in vendita spesso, io vi consiglio di rinnovare di tanto in tanto. Rinnovate quello che avete, cioè rimettetelo in vendita, sì, ripagate 20 centesimi di dollaro, però siete nuovamente visibili perché Etsy è studiato, questi famosi logaritmi di cui nessuno sa nulla, ma Etsy è studiato per rendere più visibile chi è attivo, chi si dà maggiormente da fare, chi ha tanti oggetti, chi insomma ha tante vendite e così via. Detto questo, però, vi dico la mia scoperta. Scoperta si fa per dire, è la scoperta di tutti quelli che sono su Etsy già da un po'. Allora, è impossibile emergere dal mio punto di vista, o quasi impossibile, non poniamo limiti, per carità, o quasi impossibile. Però, quello che si può fare è ricavare una nicchia. Attenzione perché è diverso. Una cosa è volere primeggiare, che poi io sono un po' fuori da questa logica già di mio. Una cosa invece volere ricavarsi una nicchia dove siete voi riconoscibili con i vostri lavori, con il vostro modo di pubblicizzarvi, di rendervi noti, di presentarvi anche come persona, insomma, di qualificare quello che fate, è una cosa appunto quella di voler essere i primi. Ricavatevi una nicchia. In questo modo voi potete permettervi anche di avere solamente 20 oggetti in vendita, che è poco per Etsy. Quando pensate che ci sono delle corazzate vere e proprie, ci sono venditori da 500-600 pezzi, che poi ci sarebbe da interrogarsi su come facciano, eh? Vabbè, questo è un altro campo. Sarebbe da aprire una parentesi. Ci sono venditori da 1000 pezzi, da 2000, ma come fanno? Allora, se tu vendi materiali per realizzare, materiali, non mi viene il termine, ma insomma per realizzare altre cose, chiaramente ne puoi avere 1000 in vendita. Basta che metti in vendita 100 tipi di bottoni, 20 tipi di aghi, che ne so, è logico che raggiungi presto
una certa quantità di oggetti. Ma se fai degli oggetti fatti a mano, come non lo so, la mia collana ora la faccio anche vedere, la mia collana di questi giorni, che okay, questa è una collana wire. Se fai oggetti fatti a mano di questo tipo, ci vuole del tempo, è molto difficile che tu possa riuscire, non impossibile, ma molto difficile che tu possa riuscire ad avere 600-700 oggetti in vendita. Poi dietro ai negozi Etsy spesso oramai si nascondono vere e proprie aziende, è ovvio che sia così, persone che lavorano in team, due, tre persone, anche più persone che lavorano per un solo negozio, è permesso, certo che è permesso, anzi si può fare, molti lo fanno. Quindi non fatevi prendere dall'ansia di emulare le persone che riescono a mettere centinaia di oggetti in vendita. Non è il caso, perché tu non sai cosa c'è dietro. Potrebbe essere una piccola azienda che si produce le cose magari a mano, si spera perché questa è la regola, però è un'azienda, quindi magari ci sono 5-6 persone che ci lavorano e voi magari siete da soli, non potete. Fuori da questa logica, fuori da questo modo di pensare, siate diversi, distinguetevi. Non solo per il prodotto, non è detto che voi dobbiate mettere in vendita una cosa che nessuno ha, è molto difficile mettere in vendita qualcosa che nessuno ha, più o meno, diciamo, non inventiamo nulla alla fine. Siate diversi nel modo di proporre quell'oggetto, anche se vendete la cosa più semplice del mondo, ma ci sono tanti negozi su Etsy che vendono cose semplici, che abbiamo già visto, che voi guardate e dite, ma cavolo, ma questo lo faccio anch'io, ma certo, però hanno un modo di venderlo, di proporlo, di confezionarlo, di presentare la pagina Etsy che adesso è abbastanza, si può un pochino, prima era standard, ora il vostro negozio lo potete anche un po' decorare mettendo cose vostre. Partite dalla vostra fotografia, che deve essere particolare. Adesso c'è la biografia, prima non c'era, ora bisogna mettere. È consigliato mettere una piccola biografia, spiegate chi siete. Potete mettere delle fotografie che riguardano il vostro lavoro, un piccolo blog. Mettete una vostra foto profilo che vi identifichi, che faccia immaginare agli altri che persona possiate essere. La foto dice molto. E mettete un banner che dica molto di voi. Scegliete un font per il vostro nome, il nome del negozio particolare. Fotografate in un certo modo, con degli sfondi che abbiano a che fare con il vostro modo di fare. Io ho degli sfondi sempre molto rustici, molto rudimentali, perché voglio che non si perda il senso di quello che faccio, cioè è fatto a mano, realmente fatto a mano. Quindi ho dei fondi molto, degli sfondi per le mie foto che sono sempre molto essenziali, molto organic, no? Quindi c'è da fare una serie di scelte di questo tipo e poi scegliete, decidete come diffondere il vostro lavoro tramite i social, creando le connessioni di cui vi ho parlato. Studiate un po' di marketing, vorrei tanto ricordarmi un articolo, vi metterò un articolo che parla di come si debbano prezzare gli oggetti, ve lo metterò, non ricordo, mi dispiace. Nick Merenda, potrei inventarmi il nome, questo blogger famoso, famosissimo, molto bravo, che insegna come vendere, come essere venditori. Vi metterò qui sotto il link ad un suo articolo che vi prego di leggere. Io l'ho indicato a molti miei amici che stanno o non stanno su Etsy, non sono certa che l'abbiano letto. Vabbè. Leggetelo, lo consiglio vivamente, vi apre la mente su tante cose. C'è da studiare un po' di marketing, capite? Apro una parentesi. Tempo fa, questo lo dice Nick Merenda, io sono sicura che mi sto inventando il nome, poi tra l'altro, vabbè. Lo diceva lui nel suo articolo. Tempo fa circolava su Facebook la foto di un signore, di un commerciante, io direi. Di un commerciante con un cartello, l'avrete visto, in cui c'era scritto qualcosa tipo: dovete venite acquistare da noi che siamo piccoli commercianti, non andate nella grande distribuzione perché noi moriamo di fame. La sostanza era un po' questa. Perché noi non mandiamo i figli nelle scuole private, noi abbiamo i figli, dobbiamo pagare le bollette. Allora, perché ho aperto questa parentesi? Per farvi capire una cosa piccolina che ho capito anch'io.
Cioè che quello di puntare sul tengo famiglia non è un buon sistema, non è una buona tecnica di marketing. Bisogna lavorarci sopra, anche se si è piccolini, soprattutto se si è piccolini, soprattutto se siete microscopici, siete quelli che devono lavorare di più, perché altrimenti vi fagocitano. Dovete puntare sulla vostra diversità, anche se vendete un grano di pepe. Cioè, dovete costruire una storia attorno al prodotto che si vende. Costruire una storia. Questo è il marketing. Poi io non sono un'esperta, però vi suggerisco di studiare anche più di quello che faccio io, ma di studiare questo campo. Tornando ad Etsy. Etsy è cambiato. Adesso avete la possibilità di vederlo in italiano. Qualche anno fa non era in italiano ed era un grosso problema per molti perché c'era l'ostacolo dell'inglese, insomma. Ora comprare o vendere su Etsy è facile perché è in italiano, quindi avete tutta la possibilità insomma, di capire, di interagire, è molto facile acquistare. Tra l'altro mi hanno detto, io non lo so perché avendo un account non ho verificato, ma mi hanno detto che forse adesso si può anche acquistare senza aprire un account. Però questo prendetelo veramente con le molle, con le pinze, perché non sono sicura che sia così. Comunque aprire un account è facile perché ci vuole soltanto una password e una mail. Quindi, voglio dire, è facilissimo. Etsy vi istruisce su tutto quello che c'è da fare, su tutto. Quindi non abbiate paura. Non aspettate di conoscere tutte le particolarità di Etsy per cominciare a lavorare su Etsy, non arriverete mai, non ce la farete mai. Iniziate. Il mio consiglio è, se avete intenzione, ovviamente, iniziate. Non aspettate di avere tutte le notizie, non ce la fate, cioè è impossibile, Etsy è un campo vastissimo. Iniziate subito. Tanto guardate, non è possibile sbagliare, ti dice tutto Etsy, mentre compilate la pagina, per esempio, per la vendita, parlo per i venditori, vi dice tutto, se manca una cosa ve lo segnala, se ci sono i suggerimenti, l'aiuto, c'è tutto. Acquistare da Etsy è molto semplice, non mi sento di dire nulla di particolare perché è veramente elementare. Tra l'altro, una volta eravamo un po' vincolati dal fatto di avere solamente come opzione, almeno per chi non fosse americano, PayPal. Vi ricordate un po' di anni fa, chi è vecchio di Etsy? Ora si può acquistare dai negozi Etsy, anche dal mio, da tutti, con la carta di credito, con la PostePay, quindi non hai bisogno di fare niente di particolare. Ora finalmente si può usare anche la semplice PostePay, anch'io acquisto solo con la PostePay, prima non era credo possibile per noi. Quindi è in italiano, puoi usare la PostePay. Puoi anche tradurre il tuo negozio, vale a dire le tue inserzioni, nelle lingue che vuoi. Io ho scelto bilingue. Praticamente ho le mie inserzioni tradotte sia in inglese, perché arriva ovviamente da paesi anglofoni, sia in italiano. Conosci altre lingue? Sei un venditore che conosce altre lingue? Conosci lo spagnolo? Se ti va, lavori un po' di più, ma se ti va, fai le tue inserzioni anche in spagnolo. Se non conosci le lingue, hai la possibilità di fare le inserzioni solo in italiano. Questo non c'era prima, è stata una conquista, vi giuro. Io, siccome ho imparato negli anni a leggermi Etsy solamente in inglese, per default l'ho lasciato in inglese. L'ho lasciato così, ma perché mi ero abituata, non è che, cioè, semplicemente perché ero abituata, l'ho lasciato così e lo vedo ancora in inglese. Chi arriva però, l'utente che vuole andare a vedere e magari acquistare qualche cosa, finalmente lo vede in italiano. Ragazzi, guardate che ci sono voluti anni per arrivare a questo. Quindi Etsy è ancora importante, è ancora una grande corazzata, è ancora, secondo me, è diventato un po' come eBay, ok? Ricavatevi una nicchia, ricordatevi quello che vi dico, il vostro posto. Non importa, io non guardo più chi ha più oggetti di me, perché questo ne ha 100, perché questo ne ha 150, e ti dirò, aggiungerò una cosa, ho cominciato anche un po', adesso ormai dopo qualche anno magari me lo posso permettere, a fregarmene anche un pochino di qualche consiglio che mi arriva da Etsy, che per carità è preziosissimo, perché ti dice come devi comportarti. Sono entrata nella fase del faccio quello che voglio io.
Per esempio, viene sempre consigliato a chi si iscrive per la prima volta di mettere in vendita oggetti che abbiano una relazione, un filo conduttore tra di loro. Per esempio, ieri guardavo la pagina di una famosa venditrice, lei sì, famosa americana, che vende soltanto appendini, appendini fatti a mano. È una bella idea perché tu sei riconoscibile. Non sei l'unica che vende appendini su Etsy, ma è chiaro che sei una delle poche centinaia, magari, adesso dico un numero così. Quindi tu ti puoi rendere, puoi vendere, non lo so, invento, tappi di bottiglia decorati. Sei identificabile, sei quella o quello che vende tappi di bottiglia decorati. Quindi sei facilmente identificabile per non perderti nel mare magnum di Etsy. Io ho cominciato un po' a fregarmene di questa cosa e metto in vendita quello che voglio. Un po' mi aiuta anche la sicurezza che ho acquisito in questi anni, ovviamente. E un piccolo sparuto gruppo di persone che mi segue e che compra da me, che si fida di quello che faccio. Oramai siamo amici, possiamo dire. Quindi io basta, non guardo più gli altri, faccio quello che mi piace, ho bisogno di fare quello che mi piace, come sempre devo dire nella vita. Quindi questo è tutto quello che vi volevo dire. Ho scritto 2 volte personalizzare, essere se stessi, personalizzare, creare una storia attorno al prodotto, non dimenticatelo. Queste sono le basi di Etsy che vi permetteranno di vivere su Etsy felicemente, senza la frustrazione. Non entrate troppo nella logica americana, sì, va studiata, sì, ma non fatevi prendere dalla logica della concorrenza a tutti i costi, perché è molto americano questo, eh? Della lotta, siate voi stessi, come nella vita. E se avete domande particolari su Etsy, fate pure, chiedete, ditemi, io cercherò per quello che posso di aiutare. 7 anni di Etsy, ragazzi, mamma mia, chi me lo doveva dire? Sono sopravvissuta, comunque. E vi saluto per il momento. Ho in sospeso un video per l'amica che mi ha chiesto di spiegare meglio il lavoro con la Caterinetta. Lo faccio la prossima volta. Ti ringrazio, amica. Ringrazio tutti. Passate una buona giornata e ciao!